Sempre nella vita di ogni impresa di attraversare un momento di grande difficoltà, di crisi. Le crisi sono generate da eventi che possono essere endogeni oppure esogeni. Un evento endogeno potrebbe essere quello che si è verificato a British Petroleum, vi ricordate, qualche tempo fa quando prese fuoco la piattaforma offshore. Gli eventi invece esogeni sono generati da altri accadimenti, potrebbe essere un'impresa i cui prodotti sono stati atto di un sabotaggio, oppure come nel caso che è successo l'altro ieri per Moncler, un'attività di giornalismo d'inchiesta naturalmente ha messo in evidenza alcuni aspetti che hanno creato una crisi. Le imprese in questo caso devono reagire attraverso quella che è definita il crisis management, la gestione della crisi. In poche parole, cosa bisogna fare? Reagire immediatamente, quasi in tempo reale, con due atteggiamenti, riconoscendo la colpa oppure dimostrando e dichiarando che le cose per le quali è accusata non corrispondono al vero. Però queste cose devono essere dichiarate e dimostrate. Allora, il crisis management richiede perciò una grande capacità professionale di comunicazione attraverso tutti gli elementi che possono essere utili per recuperare che cosa? Quel capitale d'immagine reputazionale che viene messo a dura prova dalla crisi stessa. Perciò le imprese devono essere capaci di gestirle perché le conseguenze possono essere gravi. Caso Moncler è evidente, il titolo in borsa ha subito naturalmente una perdita. L'opinione pubblica ha reagito, nei social network l'azienda è stata più volte citata e criticata. Naturalmente il cliente finale potrebbe esserne, in un certo qual senso, deviato nelle sue preferenze. Perciò saper gestire il crisis management è una capacità e una competenza fondamentale per ogni impresa.